Sono passati bei tempi in cui YouTube ti permetteva di condividere video in 720p e Twitch ti permetteva di streamare in 720p e, diciamo, raggiungere lo standard più alto di qualità possibile per quel tempo. Ad oggi, però, c'è bisogno di uno standard di qualità sia audio che video e soprattutto uno standard di efficienza per chi, appunto, crea questi contenuti. Con questa inquadratura sembro tipo il protagonista di una serie TV da stramboide, non lo so. Per cui, ragazzi, preparatevi perché adesso vi farò fare un giro per il mio personalissimo setup. Voi di solito siete abituati a vedere una cosa così. Ok? Più o meno questa qui è l'inquadratura. Ma cosa si cela dietro a questa inquadratura? Che cosa utilizzo io per avere questa qualità video e per fare tutto ciò che faccio durante lo streaming? Ve lo faccio vedere. Ma prima di tutto diamo la parola al nuovo sponsor di oggi. Metal PC Custom è lo store tutto italiano a cui rivolgervi per il vostro prossimo PC. Con un'ampia scelta di schede madri, processori, schede video, RAM e chi più ne ha più ne metta, è uno dei negozi più forniti e con il servizio assistenza migliore che abbia mai trovato. Infatti tutto lo staff è disponibilissimo, simpaticissimo e soprattutto preparatissimo. Sia che siate neofiti, sia che siate professionisti, per quanto riguarda il mondo dei PC, sarete seguiti dall'inizio alla fine del processo d'acquisto e soprattutto riceverete assistenza successiva all'acquisto se mai doveste avere qualche problema. Metal PC Custom, tutti i link sono in descrizione e ricordate di dire che vi manda il punto di G. Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e oggi faremo un video diviso in tre parti. La prima parte tratterà del setup per lo streaming e l'editing del video. La seconda parte tratterà del videomaking, perché io non è che sto registrando con una webcam, sto registrando con una mirrorless, con un microfono, beh, con i controcavoli, quindi dovremo parlare anche di questo. E terzo punto si parlerà dell'audio, perché durante lo streaming, è vero che il video è importante, è vero che quando si registra un video, il video stesso è importante, ma l'audio, beh, gioca una parte ancora più fondamentale, secondo me. Per cui, bando alle ciance e vediamo un pochettino cosa si cela dietro tutte queste lucine molto molto carine. Come ho detto prima, voi siete abituati più o meno a vedere questo tipo di inquadratura, ma se ci si allontana un pochettino, si nota che in pratica tutta questa inquadratura non è nient'altro che una scrivania nella mia camera da letto, oltretutto molto molto figa, che nasconde un bel po' di chicche per chi ha l'occhio attento. Prima di tutto vediamo un pochettino il mio setup da streaming. In pratica ho tre monitor, ragazzi, per streamare. Questo monitor, che al momento è spento, è un 1080p 60Hz della BenQ. Adesso lo accendiamo, così vi faccio vedere anche che è messo in verticale. Questo qui io lo utilizzo soprattutto per la chat, perché durante lo streaming tenere d'occhio quello che dite voi è una delle cose più importanti, secondo me. Il monitor principale che utilizzo e che cambio da poco, che ho cambiato da poco, è un EOS 34 pollici 3440x1440 144Hz di refresh rate. Davvero un bel monitor per poter giocare e per streamare in maniera agevole. Poi abbiamo un monitor 27 pollici 4K IPS. Questo qui 60Hz. Voi direte: perché un 4K 27 pollici? Non mi interessava il polliciaggio della diagonale, bensì mi interessava il tipo di pannello, perché questo qui è un IPS. Per fare color correction è perfetto. Da qui io tengo sotto controllo OBS, quindi il software che utilizzo per streamare, e tengo sotto controllo praticamente tutta quanta la live. Guardate la differenza di colori tra l'uno e l'altro. Vedete questo qui, il 34 pollici? Questo qui è molto più brillante di questo. Gli IPS hanno dei colori molto più accurati rispetto ai VA, perché questo pannello è un VA. Questo pannello VA ha dei colori molto più contrastati, molto carini da vedere in game, ma per lavori tra virgolette professionali, l'IPS è decisamente meglio. Per poter streamare come si deve, avete bisogno anche di un PC come si deve, ovviamente. L'ho fatto vedere in molti video. Questo qui è ciò
che io chiamo Shiny Blizzard. È in pratica un PC al quale ho lavorato per molto tempo, per il quale ho risparmiato davvero tanto. Al suo interno c'è una RTX 3080 GB Vision OC. Come processore abbiamo un 16 core, ah questo qui, il Ryzen 9 3950X, 32 GB di RAM a 3600 MHz, scheda madre MSI X570 Prestige Creation, c'è un turbinio di ventole assurde, ce ne sono 5, prima ce n'erano 6 ragazzi, credetemi, era praticamente spiccava il volo, tutto all'interno di un PCIe 11 Dynamic della Lian Li, è un, credo sia il mio case preferito al momento, supportato da 4,5 TB di archiviazione, un SSD NVMe da 500 GB che è nascosto qui sotto lo shroud, e poi ci sono 4 SSD da 2.5 pollici normali e un dissipatore da 360 mm per tenere fresca questa CPU. Le mie periferiche invece sono, diciamo, una cosa che a me piacciono e ad alcune persone potrebbero non andare a genio, perché le periferiche quali mouse, tastiera, tutte queste cosine belle sono molto personali. Abbiamo qui una Logitech G815, una tastiera che non è quella wireless, è quella lì con il cavo, infatti il cavo è qui, lo potete vedere, è una tastiera molto clicky clicky, a me piace sinceramente la sensazione che mi danno questi switch, quindi beh, tutto bello bello. Abbiamo poi un Logitech G502 Lightspeed, la versione wireless, questo qui credo sia il mouse che io ho più adorato in generale, davvero ne ho comprati due praticamente per farvi capire, e prima di questo qui avevo un G903 che funziona ancora perfettamente, un buon mouse perché è sia per destrorsi che per mancini, è praticamente simmetrico da entrambi i lati, però il G502 secondo me supera tutti come ergonomia. Come cuffie invece, per giocare e per streamare, utilizzo le SteelSeries Artis Pro Wireless. Sono delle cuffie molto molto fighe. Perché proprio queste qui? Perché queste qui possono essere collegate al mio impianto audio. E adesso andiamo a parlare appunto della seconda parte del video, e cioè cominciamo a parlare dell'audio. Perché l'audio è così importante? Per streamare voi dovete in pratica... Raga, innanzitutto scusate per i fili, ma io ho dovuto scollegare tutto e per prendere la fotocamera ed è un casino. Durante una trasmissione streaming dovete tenere sotto controllo un bel po' di parametri. Questo qui è il mio Go XLR. Questo Go XLR ha un'uscita out, appunto, che si va a collegare alla basetta che è qui delle cuffie, e quindi posso tranquillamente fare mixing audio con queste cuffie che sono wireless attraverso il software del Go XLR. In pratica, da questo piccolo mixer, router, audio, come volete chiamarlo, da qui posso veramente tenere sotto controllo il volume del microfono che utilizzo per lo streaming, da qui tengo sotto controllo la chat di Discord, la chat vocale di Discord, qui la musica che io faccio sentire in live e qui tutti i suoni che provengono dal PC. La parte che c'è qui invece è il sampler. In pratica posso fare tutte le vocine strane che mi sentite fare in live, un sacco di cose carine. Se non sapete di cosa io stia parlando, venite in live e ve lo faccio sentire come si deve. Come microfono invece abbiamo qui il sempiterno Shure SM7B, un microfono che da appena ho sentito come suona, wow, sono rimasto decisamente esterrefatto dalla qualità dell'audio e dalla qualità costruttiva soprattutto. Raga, questo è un cacchio di carro armato, non lo romperete né ora né mai. Ed è attaccato a un Blue Compass, una delle aste per microfono migliori che abbia mai provato. Ne ho provate alcune molto più economiche, ma la qualità si paga. Una cosa che non vi ho fatto vedere prima, comunque, che è molto importante per lo streaming, è comunque lo Stream Deck di Elgato, che è un sistema che vi permette di... Guardate, posso modificare la luce, voi adesso non vedete nulla perché appunto c'è la luce, il mio Elgato Keylight, collegato appunto allo Stream Deck, e posso praticamente cambiare scena quando sono in streaming, posso far partire una registrazione, far partire uno streaming, fare delle clip da tenere su Twitch o su YouTube, poi questo si imposta dal software, posso aprire ad esempio il mio canale YouTube, il mio Twitch, la mia pagina Amazon o comunque Instagram, e posso anche
fare delle sottocartelle nelle quali sono contenuti Photoshop, Premiere o Lightroom, quindi uno strumento davvero bello da utilizzare. Come microfono, ragazzi, voi state ascoltando un Rode VideoMic Pro Plus, molto spesso collegato a questo qui. Che cos'è questo qui? Ho dato una pulita perché c'erano delle ditate, le cose lucide purtroppo fanno schifo da far vedere in video. È il Rode Wireless Go, è praticamente uno dei sistemi wireless. Questo qui credo sia il microfono, c'è anche un ricevitore che è qui. È uno dei sistemi wireless più completi da utilizzare e più versatili. Io praticamente ci attacco il microfono che state ascoltando adesso, che ripeto è un microfono mezzo shotgun che ho preso da poco, che comunque migliora tantissimo la qualità audio. Lo attacco e tengo collegato il microfono che state ascoltando adesso molto spesso qui. In pratica la fotocamera è qui, su questo cavalletto. Questo qui è anche un trucco da videomaker. Qui su questo cavalletto, tramite i microfoni wireless, io posso mettere il microfono che utilizzo qui, su quest'altro braccio, e lo tengo molto più vicino alla mia bocca, così che il tutto sia bello chiaro, ecco, come lo state sentendo adesso. Adesso praticamente il microfono è girato verso la mia bocca, quindi riuscite a capire quanto l'audio sia bello crispy. Adesso sono certo che sentirete l'audio decisamente peggio rispetto a prima, perché il microfono è sempre collegato sulla fotocamera ed è un po' più lontano dalla mia bocca. Dovete però capire una cosa, va bene il tecnicismo, ok? Perché io fino adesso vi ho fatto vedere il PC, vi ho fatto vedere delle cose che servono tecnicamente per monitorare l'audio, per migliorare l'audio, per non avere, diciamo, rumori di sottofondo quando si streama. Ma che cosa possiamo dire riguardo alla parte del videomaking? Perché il videomaking è una parte del mio setup davvero molto molto importante. Ad esempio, voi al momento state guardando il video attraverso una Sony Alpha 6600 con attaccato ad essa un obiettivo Sigma 16 mm f1.4. Per riuscire a, diciamo, avere questa qualità, per avere un tipo di immagine, ragazzi, non dico che uno debba fare un corso specializzato in queste cose, ma bisogna comunque studiare in qualche modo. Informatevi comunque su internet, guardate video su YouTube, guardate qualsiasi tipo di guida, seguite i fotografi, seguite i videomaker e riuscite in pratica ad imparare qualcosa. Vi faccio vedere un pochettino anche gli altri obiettivi che ho, perché ho intenzione di utilizzarli, perché, piccolo spoiler, sto aggiustando il mio vecchio studio, quindi potremmo avere delle inquadrature un pochettino più belle e avere anche dei contenuti un po' diversi. Cominciamo con un 12 mm. Questo qui è il 12 mm della... opla, della Samyang. È una marca che io non avevo mai provato. Però questo obiettivo si trova sulla mia B-cam, e cioè la mia Sony Alpha 5100, per fare delle inquadrature tipo questa qui che vedete durante lo streaming. Gli altri obiettivi che non uso troppo spesso li tengo qui nella mia, opla, borsa delle meraviglie. Abbiamo in pratica un altro Sigma 30 mm, io questa qui, questa lente la utilizzavo prima, per quando la fotocamera era un po' più lontana da me, e abbiamo anche la lente che io preferisco per fare foto di ritratti o comunque fare delle riprese da molto lontano, il Sigma 56 mm. Questa lente è praticamente una delle lenti più belle che io abbia utilizzato per fare dei primi piani, per fare riprese da lontano. Ha una qualità assurda, ragazzi, voi riuscite a vedere qualsiasi tipo di dettaglio sul viso, sullo sfondo di una foto, davvero davvero molto molto figa. Queste lenti sono tutte f1.4, il che significa che hanno una shallow depth of field, cioè una profondità di campo davvero molto molto lieve, molto molto scarna, e quindi vi permettono di avere un effetto sfocato davvero molto carino, come quello lì che vedete adesso alle mie spalle. Oltretutto ho anche un Tamron 2875 f2.8. È un ottimo obiettivo per fare foto, questo qui, non tanto per fare video, perché solo un f2.8, io sto registrando su una APS-C, quindi è comunque più alto, non è un 2.8, ma sarà tipo un 4 più o meno come apertura focale circa. È un bello zoom, davvero bella bella lente. Bisogna fare poi una honorable mention a cose che molto spesso non teniamo in considerazione.
quali un portaschede, perché ragazzi io al momento non sto registrando da vicino, sto registrando con OBS, sto registrando con la fotocamera, e quindi mi servono delle schede SD molto veloci. Io qui ho una Samsung, ma all'interno della 6600 ho una SanDisk da 400 giga, che raga tutto in descrizione, comunque non vi preoccupate. E la cosa più importante che non deve mai mancare nel vostro setup, mai, sono le batterie, perché questa qui è la batteria Z di Sony, la Z Battery, dura una fracca di tempo, dura davvero tantissimo tempo. E la cosa più importante soprattutto che dovete tenere in considerazione sono le luci, ok? Alexa, accendi camera da letto. Vedete? Il tutto cambia tantissimo quando accendete un paio di luci. E soprattutto quando le settate come devono essere settate. Beh, effettivamente così è tutta un'altra cosa. Ragazzi, io vi ringrazio di aver seguito il video. Mi raccomando, fatemi sapere se c'è qualcosina di in più che volete che io dica riguardo il mio setup, casomai anche i software che utilizzo io per, non lo so, renderizzare video, per streamare, per registrare da PC, eccetera, eccetera. Tutti i prodotti che vi ho fatto vedere sono comunque in descrizione. Ricordate di andare a vedere i nostri amici di Metal PC Custom, perché, raga, meritano davvero tanto. E nulla, vi ringrazio. Ci vediamo a un prossimo video, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao!